La lezione di laboratorio, dedicata a Foscolo, di oggi è stata molto interessante. Abbiamo fatto per prima cosa un ripasso di qualcosa che sappiamo già, cioè che un modo per entrare in contatto con un autore è soffermarci, da lettori e da scrittori, sugli argomenti che affronta. Inizialmente, il primo punto è quello di restare sulle prime e generiche impressioni. Leggiamo un testo e la prima volta, magari è un testo anche complesso dal punto di vista linguistico o della costruzione sintattica. In ogni caso, possiamo farci delle domande, possiamo soffermarci su alcune impressioni. Cosa ci colpisce del contenuto? Ci sono versi, espressioni che catturano il nostro interesse? Il ritmo, il suono delle parole, come ci sembra? Ci sono degli aspetti non chiari? Ecco, il primo passaggio è proprio questo, iniziare ad annotare intorno al testo, con dei punti esclamativi, dei punti interrogativi, con delle sottolineature, però esplorarlo in modo molto generico, andando a metterci in relazione con quanto l'autore scrive. Il testo su cui abbiamo lavorato oggi e su cui poi appunto abbiamo fatto un passo in avanti è stato A Zacinto. Ho letto per voi ad alta voce A Zacinto e vi ho chiesto proprio di fare quello che dicevamo prima. Cosa vi colpisce? C'è qualcosa che cattura il vostro interesse? Il ritmo come vi sembra? Il suono delle parole cosa vi dice? Ci sono aspetti non chiari? Mettete accanto ad essi un punto interrogativo. Poi abbiamo fatto un passo in avanti, piccolo, ripassando qualcosa che avevamo già imparato quando abbiamo lavorato sulla Divina Commedia, che per capire un testo poetico dobbiamo soffermarci sulla sua struttura. Ecco una strategia per iniziare a farlo. Evidenziamo i punti fermi, isoliamo proposizioni e periodi, sottolineiamo i verbi, individuiamo i soggetti e poi proviamo a riordinare la sintassi, facciamo appunto quella che è la parafrasi, partendo innanzitutto però non dall'individuazione del verbo ma dall'isolare i periodi. Infatti abbiamo notato che il primo periodo è costituito in questo sonetto dalle prime tre strofe e ha ben 8 predicati, se li abbiamo contati bene. E poi abbiamo notato che in questo periodo Foscolo prima parla di se stesso e poi si sposta su Zacinto. Abbiamo poi notato che nel secondo periodo, che dura 3 versi, prima parla di Zacinto e poi parla di se stesso e abbiamo già iniziato a notare quel noi. Tu non altro che il canto avrai del figlio o materna mia terra a noi prescrisse. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai. E di nuovo un gioco di rimandi che dall'individuale va all'universale e che dall'universale va all'individuale. Una volta provato a comprendere il contenuto di questo sonetto, ci siamo spostati e abbiamo imparato la nuova strategia del giorno. I primi passaggi sono stati passaggi di ripasso che ci hanno portati a riprendere che cose che conoscevamo già in quanto a modo di approcciare il testo per arrivare appunto alla strategia, anzi a metà strategia, quella che abbiamo fatto oggi. Infatti un modo per entrare in contatto con un autore è soffermarsi sia da lettori sia da scrittori sugli argomenti che affronta. Cosa chiederci? Di cosa parla questo autore? Che argomento tratta? Cosa dice? Cioè come affronta l'argomento? Come ne parla? Che tono utilizza? Quali sentimenti emergono? E perché parlerà di questo argomento? Possiamo fare delle ipotesi? Possiamo ragionare su come argomento e tono hanno a che fare con la vita dell'autore? Ed ecco che abbiamo iniziato ad annotare in classe, facendo una annotazione suddivisa proprio in paragrafi. Il primo. A Zacinto, Ugo Foscolo, di cosa parla Foscolo in A Zacinto? In questo sonetto Foscolo parla di Zacinto, la sua patria, avete detto. Che cosa ci dice? Esalta la bellezza della sua terra. Parla dei miti ad essa collegati
e afferma che non potrà tornarci mai più e che è destinato a morire solo e lontano da Zacinto. Come lo so, siamo tornati nel testo e abbiamo sottolineato i passaggi che fanno emergere ciò che dice di Zacinto, del suo rapporto con Zacinto Foscolo. Come ne parla? Abbiamo detto quali sentimenti emergono, che tono utilizza. Per soffermarci sui sentimenti abbiamo provato a fare una lista di sentimenti, non quelli che Foscolo sicuramente utilizza, anche altri. E poi ci siamo chiesti, tra questi sentimenti, quali vengono messi in luce, emergono da Zacinto all'interno di questa lirica? E come Foscolo li fa emergere? All'interno di questa lista ne avete selezionati alcuni e li avete motivati. Avete detto che Foscolo fa sentire la nostalgia. Perché? Da cosa me ne rendo conto? Perché inizia con un verbo al futuro e poi passa al passato remoto e poi c'è un presente. E quindi questo tempo verbale che salta dal futuro al passato è un tempo di nostalgia, secondo voi. E poi anche il ricorso al mito. Non parla di Zacinto nel presente, oltre al fatto che dica che si specchia nelle onde del mare Egeo. Però racconta il passato mitico di Zacinto, quasi nostalgico, di questa isola. Poi avete detto che emerge il dolore dal fatto che lì la sepoltura è lacrimata. Avete notato questo giacque che sta vicino a fanciulletto, che è un termine strano, perché un bambino non giace da fanciulletto. Il corpo di un bambino salta, si muove, gioca, balla, fa il bagno in quel mare. E invece giacque è un verbo triste, è un verbo neanche di quiete, di immobilità. E allora qui è venuto fuori il dolore, un dolore che qualcuno di voi ha associato anche al termine, all'espressione diverso esilio. E poi la rassegnazione. A noi prescrisse il fato, il lacrimata sepoltura. E questo diverso esilio qualcuno invece l'ha legato anche alla rassegnazione. Avete detto che Foscolo è inquieto in questo sonetto. Il ritmo ci dà quel senso di inquietudine insieme al suono delle parole. E poi c'è l'amore, l'amore per la sua patria. La chiama mia più volte, materna mia terra. Ecco quindi che davvero l'amore di Foscolo per la sua terra emerge. E poi avete parlato tra di voi, a coppie, vi ho chiesto di arrivare a avanzare delle ipotesi, perché ne parla. Conosciamo il rapporto con il periodo napoleonico, la vicenda di Napoleone, relativamente a Foscolo. E quindi, certo, sappiamo che questa poesia ha molto a che fare con la vita dell'autore, ma anche il tono e anche l'argomento con cui ne parla ha a che fare con lui. Nelle prossime lezioni, nella prossima, nello specifico, rimarremo ancora su questo testo e passeremo a leggerlo più specificatamente da scrittori, anche se adesso già qualche cosa da scrittori, soprattutto alla ricerca dei sentimenti che emergono, l'abbiamo notata. Lavoreremo però, oltre che su questo, su altri aspetti del testo che ci fanno capire quanto questo testo parli a noi e quanto Foscolo sappia utilizzare parole, suoni, ritmo, pause e quindi anche silenzi per riuscire a toccare le corde anche di chi non riesce inizialmente a notare subito certi aspetti nel testo, ma quando li vede poi li riconosce per sempre, perché ce li ha nel DNA, fanno parte di lui e di lei. Bene, allora nella prossima lezione ritorneremo su Zacinto, la leggeremo da lettori e scrittori, soprattutto da scrittori, e poi inizieremo a fare delle connessioni tra le varie opere di Foscolo, non solo nel contenuto, ma anche nell'argomento, nei temi che vengono trattati e nei toni con cui Foscolo scrive le sue liriche. Bene, a presto e alla prossima lezione quindi di letteratura.